il politico si deve prendere cura del bene dei propri cittadini. E allora noi abbiamo in mente un'altra parola per la sanità che si chiama efficientamento. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio in Campania, dove abbiamo tra le liste d'attesa tra le più lunghe d'Italia e quindi ci viene negato il diritto alla diagnosi e quindi il diritto alla cura, altro che mammografia che Beppe Grillo nega, in Campania e in Italia i tempi medi per la mammografia sono 14 mesi. Vuol dire che se una donna ha un problema al seno, un cancro al seno, in 14 mesi è bella e che è morta. Quindi basta ipocrisie, noi vogliamo dimezzare le liste d'attesa della sanità facendo lavorare gli impianti diagnostici, TAC, risonanze magnetiche, per più ore al giorno, fino a 12 ore al giorno, anche nei festivi. È un provvedimento che è stato adottato in altre regioni italiane e funziona. Ce l'hanno suggerito gli operatori sanitari, perché il nostro programma non l'abbiamo scritto con le agenzie di comunicazione, come hanno fatto gli altri, per raccontarvi un sacco di balle e ancora una volta ingannarvi. L'abbiamo scritto con gli operatori dei vari settori. Siamo andati a chiedere ai medici, agli infermieri il programma per la sanità, agli agricoltori il programma per l'agricoltura e così via, perché nessuno meglio di chi vive una problematica conosce quali sono le soluzioni più utili e necessarie. Noi vogliamo far ripartire questa terra iniziando da quella che è la garanzia dei diritti essenziali. Dobbiamo ripristinare la normalità in una regione dove ci è negato il diritto alla salute. Non ci dimentichiamo che qui si muore sulle barelle e nei corridoi di un ospedale perché non abbiamo diritto neanche a un posto letto, ci è negato il diritto alla mobilità. Oggi siamo in Sannio, questa terra ne sa qualcosa, le aree interne sono totalmente sguarnite del trasporto pubblico, ma in generale non funziona in tutta la regione. E poi bisogna tornare a parlare di lavoro e di sviluppo in questa terra. Noi abbiamo in mente un'idea che rilanci la Campania, valorizzando quelle che sono le nostre specificità, quella che è la vocazione di questa terra, in cui hanno costruito acciaierie nei luoghi più belli, in cui vogliono trivellare aree straordinarie dove abbiamo una natura, delle produzioni agroalimentari e un bacino idrico straordinario. Noi invece diciamo di no, diciamo che la Campania può ripartire dal turismo, puntiamo su un turismo a 360 gradi che metta insieme quelle che sono le straordinarie ricchezze archeologiche e culturali di questa terra col turismo dei borghi, che nel Sannio è molto ben rappresentato, col turismo dell'enogastronomia e del mare. Vogliamo creare un circuito virtuoso, l'industria turismo è una delle industrie al mondo più in crescita, che produce utili, che produce posti di lavoro in Campania, dove potremmo vivere di questo, invece non viene valorizzata. Un'altra ricetta, puntiamo sul rilancio dell'agroalimentare campano. In Campania si deve mangiare campano e dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari nel mondo. La Campania è una delle regioni in Europa col maggior numero di prodotti certificati. Noi abbiamo in mente un sistema di sgravi fiscali per i ristoratori che utilizzino prodotti campani a chilometro zero. Vogliamo creare una task force regionale di supporto all'agricoltura. In agricoltura abbiamo sul territorio soprattutto piccole imprese, quindi vogliamo supportarle per esempio nell'accesso ai fondi, nel disbrigo delle pratiche burocratiche, nelle modalità per consorziarsi e stare sul mercato in maniera più competitiva. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti. Abbiamo in mente dei provvedimenti per rilanciare il lavoro su questa terra, a partire per esempio dal fatto che la regione possiede immobili inutilizzati per 20 milioni di euro. Allora prendiamo questi immobili, li affidiamo a quelle che sono persone che hanno attività imprenditoriali, in mente l'idea di lanciare attività imprenditoriali, giovani con le giovani start-up, gli offriamo quindi uno spazio gratuito insieme a servizi gratuiti come elettricità, internet e acqua, creiamo quelle che si chiamano le hub, le reti di impresa, che sono presentissime in altre parti del mondo e che invece qui non siamo in grado di realizzare. Puntiamo sull'ambiente. Le ecoballe, che di eco non hanno proprio niente, sono un dramma di tutta quanta la Campania. Ce ne sono 7 milioni stoccate in giro sul territorio regionale. L'unica soluzione che la politica sa proporre sono gli inceneritori. Noi abbiamo in mente un distretto del riciclo, l'abbiamo proposto nel nostro programma, che consiste in una, diciamo, strumentazione leggera, mobile, che quindi si installa nei siti di stoccaggio delle ecoballe e consente il recupero della materia dalle ecoballe che viene rimessa nel circuito produttivo e dalla vetrificazione del materiale che non può essere recuperato. Questo vuol dire no inceneritori sul territorio, basta avvelenamento della popolazione campana, ma vuol dire anche posti di lavoro che si generano. Sono solo alcune delle idee. Per il trasporto pubblico, noi vogliamo rendere il trasporto pubblico gratuito per gli studenti in una regione che ha un tasso di dispersione scolastica
scolastica altissimo, cui si abbina una percentuale di famiglie povere che si attesta intorno al 23%. Mettiamo insieme queste cose e creiamo un provvedimento, trasporto pubblico gratuito per gli studenti, che favorisce l'accesso al diritto allo studio senza gravare sulle famiglie. Ancora sanità. Le nomine nella sanità devono essere basate su criteri di meritocrazia e di trasparenza e non lottizzate dalla politica. Questo territorio ne sa qualcosa della politica che gestisce la cosa pubblica come un feudo personale. Noi invece introdurremo questi criteri di trasparenza e di meritocrazia anche nelle nomine sanitarie e lo facciamo da subito. Abbiamo lanciato l'idea di una giunta regionale a 5 Stelle che presenteremo prima del voto per consentire ai cittadini di conoscere chi li governerà prima di andare a votare, come la scegliamo. Abbiamo invitato e oggi appunto approfitto ancora per invitare i cittadini campani, le intelligenze straordinarie di questa terra che vogliono partecipare a questa rivoluzione della meritocrazia e dell'onestà in Campania a mandare il loro curriculum attraverso il sito valeraciaramino.it. Sceglieremo quindi persone competenti che hanno competenze adeguate all'assessorato che vanno a ricoprire e le renderemo note. Questo sarà il criterio che già da oggi cominciamo ad applicare e che applicheremo se saremo al governo della regione a tutte le nomine di vertice che hanno a che fare con la regione. Esiste un programma di fondi europei che si chiama Garanzia Giovani. Lo sapete come viene utilizzato in Campania? Serve per la formazione dei giovani nelle aziende finalizzata all'assunzione. In Campania lo usano per fare gli stage ai giovani negli enti pubblici, nei comuni, che non assumeranno mai perché assumono per concorso, oppure con Severino Nappi che utilizza le società di lavoro interinale per chiamare per pochi mesi i figli degli esponenti del suo partito, assessore al lavoro, i nostri soldi. E invece voi sapete come utilizzeremo Garanzia Giovani? Veramente per far fare stage formativi ai giovani nelle aziende che assumono e anche nelle botteghe dell'artigianato straordinario che c'è in questa terra, perché anche questa è un'eccellenza da tutelare.